Ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video. Come al solito, iscrizione, campanatina, like, commenti, fatemi sempre sapere qual è il vostro pensiero qui sotto. Si è appena conclusa questa partita, è appena finito questo scempio. Come è il mio solito dire, l'unica cosa positiva è che ne manca sempre meno una rispetto alla fine di questa Via Crucis. Come ho avuto modo di dire in quello che è stato il video delle interviste pre-gara, registrato tra il primo e il secondo tempo nell'intervallo, il primo tempo è stato di uno schifo totale. Schifo totale e assoluto. Perché non si può approcciare la gara così. Non si può approcciare la gara in questo modo. Poi un centrocampo che non esiste. Che non esiste. Locatelli, non so quante palle ha sbagliato, anche semplici, anche appoggi, cercava poi di fare le aperture ma completamente sbagliate. Io non so veramente, Locatelli non lo, secondo me è un giocatore da Lega Pro, ma neanche da Serie B, da Lega Pro. Rabiot c'era in campo, non c'era, onestamente non mi sono neanche accorto. Quindi chi doveva ragionare lì in mezzo praticamente non esisteva. Lì davanti tanta confusione, lì dietro due o tre volte siamo stati imbucati, perché poi alla fine, insomma, il secondo rigore per esempio è l'emblema di quello che è la situazione della Juventus adesso, una Juve lenta, una Juve distratta, e alla fine prendiamo due gol. Il Cagliari alla fine dei conti, alla fine dei 95 minuti, avrebbe meritato sicuramente la vittoria, perché ha giocato meglio e nell'ultima mezz'ora ha saputo anche soffrire, chiudere tutte le linee, anche se non è che ci voglia molto per arginare questa Juventus, non ci vuole assolutamente nulla. E il mio giudizio, che è ovviamente fortemente negativo, non sarebbe stato diverso neanche se avessimo vinto. Sarei stato contento per i tre punti, per carità, però comunque sarebbe stata la stessa identica cosa. È una Juve che fa schifo, letteralmente. Poi le parole di Giuntoli, io non so come devo, insomma, definirlo, perlomeno dove considerare quelle che sono state le parole di Giuntoli. Dice: sono contenti di Allegri, che pianificheranno quello che è il futuro insieme al tecnico a fine stagione. Ma in che modo ci arriveremo a fine stagione? Perché andando avanti così proprio non si può andare avanti. Non si può andare avanti. Mancano 5 partite, mi pare, alla fine del campionato. Manca la partita di ritorno adesso contro la Lazio di Coppa Italia, che tra l'altro ha vinto, quindi ha anche delle motivazioni. E poi, ma questa, dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare con questa squadra? Con questo atteggiamento, ma soprattutto nel primo tempo e buona parte del secondo, soprattutto nella prima parte. Poi il gol di Vlahovic ha dato un po' di verve alla squadra, si è buttato in avanti a cercare quello che è il secondo gol, che poi è arrivato grazie a un autogol. Poi vabbè, ci siamo mangiati qualche gol, però alla fine questa squadra è veramente una squadra morta. È una squadra morta. Poi voglio dire, in appendice, anche se non è che insomma io do tanto peso, il primo rigore concesso al Cagliari secondo me è anche abbastanza generoso. Lì insomma è stato un tocco di braccio, però era girato di schiena, quindi non mi è sembrato insomma un tocco da dover eventualmente concedere il calcio di rigore. Così come quella gomitata su Alcaraz, che l'ha praticamente aperto la testa, è dovuto ricorrere a quella che è la medicazione perché usciva sangue, lì la gomitata c'è stata e non è stato neanche preso un provvedimento. Però al di là di quello, ripeto, non ha inciso più di tanto, perché è andata come è andata e devo essere sincero, ci è andata anche bene, perché per lunghi tratti il Cagliari ci ha umiliato. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi invito, mi raccomando, a iscrivervi al canale, è assolutamente importante, attivare la campanellina per essere avvisati nel momento in cui vengono postati nuovi video e fino alla fine, sempre sole, nonostante tutto, nonostante questo schifo, però sempre più innamorato della mia Juve, fino alla fine, sempre solo, forza Juve.